Purtroppo questa mattina abbiamo già pubblicato un articolo, siamo venuti a conoscenza che ieri un agente di polizia del comune di Chioggia, una signora, è stata spintonata da credo uno straniero, perché la polizia locale stava facendo delle sanzioni alle auto parcheggiate in una via di Sottomarina, e questa persona, secondo quanto ci è stato riferito, ha spintonato la gente, e che poi è andata al pronto soccorso, e poi sono intervenuti anche i carabinieri. Al di là del gesto assolutamente deprecabile, e non sappiamo se verrà fatta la denuncia, ma comunque dovrebbe essere di default, che a un certo punto, perché non è possibile che chi si comporta in questo modo la possa passare liscia. Abbiamo ricevuto una mail da una signora che evidentemente in qualche modo è vicina a questo presunto aggressore, in cui praticamente, quasi a giustificazione, dice: ma noi per i residenti non ci sono abbastanza posti auto. Ecco, allora io vorrei ricordare che purtroppo c'è un luogo comune che quasi tutti, che proprietari di auto, considerano che devono avere anche un posto macchina. No, non è così. Chi ha la macchina dovrebbe prima preoccuparsi di avere un posto. Funziona in questo modo qua. È chiaro che bisogna, ed è giusto, che nei quartieri ci sia un certo numero di posti diciamo riservati ai residenti, ma non si può pensare che ogni zona di un comune abbia i posti solo per i residenti. Non esiste da nessuna parte del mondo, e non va neanche bene da un punto di vista anche di viabilità. Cioè, allora a certi quartieri non si potrebbe arrivare. Ovviamente il problema è sempre quello, che non ci sono, al di là che ci vorrebbe un po' anche di rispetto. Anche ieri sul sagrato della chiesa di San Giacomo era strapiena di biciclette, e al di là che abbiamo Mister Bancomat, padre Bancomat, che ha ingenti risorse finanziarie, potrebbe anche magari mettersi d'accordo con l'ADA e regolare, diciamo, l'accesso di queste biciclette, però ci vorrebbe rispetto, capire che insomma almeno mettere un po' in ordine, voglio dire anche questo. Stiamo parlando di zone dove ci sono centri storici, dove gli spazi non ci sono. La gente dice: ma gli spazi di biciclette, dove li volete fare questi spazi di biciclette? Dove possono? Cioè, si tratta di usare il buon senso, ma soprattutto io so che tanti che sono residenti anche nel centro storico di Chioggia hanno portato le macchine nei pochi parcheggi che ci sono nei saloni, pagano e preferiscono essere tranquilli e non avere una macchina esposta alle intemperie o peggio agli atti vandalici. Ecco. C'è una notizia non confermata che l'amministrazione sta cercando, speriamo presto, ma presto non funziona nulla ovviamente, di riuscire a installare un altro piano al parcheggio park, quello dell'Isola di Unione, che tra l'altro è già predisposto, e il maggior costo è stato quello della realizzazione. È già predisposto per mettere un altro piano, io addirittura ne metterei 4-5 sinceramente, e così almeno il problema, parte del problema del centro storico, sarebbe risolto, obbligando però a liberare le calli, perché sarebbe ora il tempo, se ci sono i posti, se ci saranno i posti, di liberare le calli. Ecco, e quindi questo è tutto, e auguri alla gente donna che è stata aggredita, e speriamo che non abbia nulla di che. Comunque veramente alzare le mani è sempre sbagliato, e soprattutto nei confronti di una donna. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Milano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.